Buongiorno a tutti e bentornati a questo nostro corso chiamato Pillole di R. Oggi faremo la settima e ultima lezione, che parlerà delle serie storiche in R, ovvero dell'analisi dei dati che mostrano un'evoluzione temporale. Questa è l'ultima lezione del corso. Vi dico subito che sto pensando di fare altre 3 o 4 lezioni aggiuntive, magari tra un pochino o in un secondo corso, un po' più mirate. E poi dopo farò anche una presentazione con materiali da studiare per tutte le lezioni precedenti che sono state preparate un po' speditamente. Diciamo che non ho messo tante citazioni e robe simili perché, come vedete, i video sono molto discorsivi e una cosa del genere non è possibile farla in 30 minuti, nel senso poi si ingolfavano. Comunque verrà fatto anche una presentazione con i materiali. Andiamo, io sono Jacopo Cerri, sono borsista di ricerca presso l'Università di Torino e se avete dubbi, curiosità, mi volete insultare o okay, che potete scrivere a quella mail che vedete evidenziata. Allora, le serie storiche sostanzialmente sono dati di qualche tipo che mostrano un pattern temporale, cioè c'è una misura presa a più punti nel tempo. E diciamo che noi vogliamo rappresentare questa evoluzione temporale in qualche modo. Servono sostanzialmente, ci sono tre tipi di analisi di serie storica. Allora, premessa, le serie storiche sono un argomento estremamente incasinato, secondo me anche più della statistica spaziale, perché la statistica per dati spaziali è complessa dal punto di vista statistico, però i tipi di dati sono sempre quelli, cioè ci sono processi puntuali, dati areali o dati lattice grid, quindi la griglia quadrata. Nelle serie storiche c'è un solo tipo di dati, magari ci possono essere più serie storiche, e poi c'è una gamma infinita di metodi diversi per modellarle. Non ve le faccio vedere tutte, vi faccio vedere due metodi che sono quelli poi che potrete usare per la maggior parte delle volte, anche perché i vari metodi vengono usati per cose diverse. Allora, solitamente con le serie storiche univariate quello che si fa è un'analisi descrittiva, quindi il primo di questi tre tipi di analisi di serie storiche, cioè noi vogliamo decomporle in un trend di lungo periodo, in una stagionalità, quindi se hanno delle fluttuazioni periodiche, e nel rumore. Quindi noi vogliamo semplicemente dividere la serie in tre componenti. Per esempio, se io ho una serie storica molto rumorosa di azioni, per esempio posso sul mercato azionario e mi misuro il Nasdaq, ho tutte le fluttuazioni che vanno in su e in giù, io non necessariamente vedo un trend, io ho bisogno di dividermi per bene questa serie storica in tre componenti per capire se il mio prezzo dell'azione è aumentato o diminuito. Per alcune cose che ci sia stato un aumento è molto chiaro, per altre no, e noi cerchiamo di fare questo. In altri casi le serie storiche hanno un valore predittivo. Quindi noi cerchiamo di prevedere il valore di una serie storica al tempo t più 1 usando il valore di un'altra più serie storica al tempo t, e questo lo vedremo, è legato anche alla causalità di Granger. Ci sono anche approcci poi per modellare più serie storiche simultaneamente, ma non li vedremo perché sono molto avanzati e sono al di là di quello che questo corso vuole offrire. E poi un ultimo approccio che io ve lo consiglio perché secondo me ha tantissime applicazioni in ecologia, è l'uso delle serie storiche per inferenza causale. Allora, l'analisi dei dati longitudinali ha un pregio grosso, nel senso che mi tiene sotto controllo tutti i confounder che non variano nel tempo. E c'è un metodo che è particolarmente utile, che è quello dei controlli sintetici, in cui praticamente io uso una serie controllo di trattamento, cioè che a un certo punto mi riceve uno stimolo, e utilizzo altre serie storiche che non ricevono quello stimolo, ma che correlavano bene con la mia serie storica di interesse fino al momento in cui questa ha ricevuto il trattamento, per stimare l'impatto del trattamento. Se siete interessati, è un metodo abbastanza avanzato, però se vi interessa, noi abbiamo pubblicato diversi lavori, tra cui questo, secondo me è il più accessibile, in cui questo è archiviato come preprint, se cercate il titolo dello studio vi salta fuori e ve lo leggete, e noi abbiamo usato le Bayesian Structural Time Series per vedere se l'implementazione della blacklist europea sulle specie invasive aveva aumentato le ricerche dei mammiferi invasivi in Italia su Wikipedia, quindi se le persone dopo aver visto le notizie sulla blacklist si erano documentate effettivamente su che cosa fossero i mammiferi invasivi, avevamo usato come controllo la serie storica delle visite delle specie di mammiferi native. Però adesso bando alle ciance e proviamo a vedere un pochino
l'analisi di serie storica. Allora, dovete caricare questi pacchetti che sono LMTest, ggplot2 e Labradate, che è il pacchetto quello per gestire le date. Nelle serie storiche, nella statistica spaziale c'è sempre da unire dataset, cioè soprattutto se avete gli shapefile ci diventate matti. Nelle serie storiche c'è sempre da sistemare le date, perché poi se no la rappresentazione grafica non viene. Vi ricordo che noi abbiamo il nostro dataset di attacchi di coccodrillo, che erano 1600 attacchi di coccodrillo in vari paesi, cioè i coccodrilli marini sono queste creature gigantesche che arrivano anche a 6 metri, che mangiano tutto, attaccano gli uomini, quindi c'è un dataset dove c'è le osservazioni che sono attacchi dal 2000 a oggi, c'è la dimensione del coccodrillo, le caratteristiche della persona e poi se l'attacco è stato fatale o meno. In questo caso, noi in passato avevamo provato a modellare la probabilità che una persona morisse o meno, per esempio in funzione della taglia del coccodrillo. In questo caso, invece, ci interessa vedere il trend di lungo periodo degli attacchi. Per cui, intanto con il comando YMD, year, month and date, se avete la data in questo formato, lui ve la converte in un oggetto gestibile con Labradate, e poi con i comandi date, year e month, voi ve la decomponete in anni e in mesi. Vi dovete fare più o meno queste operazioni per riaggregarvi un po' di cose. Create una variabile che sostanzialmente vi serve per conteggiare le osservazioni, quindi a ognuna di queste righe vi viene dato un valore di 1 e dopo praticamente vedete quanti attacchi ci sono stati nei mesi e negli anni. Quindi vedete per esempio gennaio del 2000, febbraio del 2000 e così via. Si trasforma tutto un po'. E alla fine si vede che noi otteniamo un dataset così, in cui le osservazioni non sono più i singoli attacchi, ma in cui i dati sono aggregati a livello mensile. Nelle serie storiche si gioca molto con l'aggregazione, perché ovviamente aggregando i dati si riduce il rumore. Solitamente per molti fenomeni aggregare dati su una base mensile riduce il rumore in modo da rendere gestibile la serie storica. Eliminiamo gli attacchi del 2020, a noi non interessano. Arriva fino al dicembre del 2019 e si vede un po' l'evoluzione con ggplot. Ecco, bene, ho fatto subito una schifezza. Aspetta, con ggplot si vede la ricostruzione. Date attacks, non capisco che cos'è. Vediamo un po'. Ah, non l'ho rinominate. Vabbè. Proviamo a rinominarle, perché in questo caso la colonna 1 è la colonna del numero di attacchi, però è bene rinominarla. Si chiamano così, mese, lì si ridà i soliti nomi, ma si cambia il nome della colonna. Invece che 1, la terza colonna si chiama attacks, quindi il numero di attacchi. Giorno, sbagliato, giorno e data. E alla fine io posso rappresentarmi la mia serie storica, quindi vedete che io ho il numero di attacchi che va un po' in su e in giù, ci sono relativamente pochi attacchi o comunque pochi attacchi registrati fino al 2006 e da allora poi effettivamente si vede un aumento degli attacchi, quindi questa cosa può essere effettivamente esplorata, si vede che c'è un aumento. E la cosa interessante è che molte serie storiche sono stazionarie, sono serie storiche in cui praticamente il valore della media e della variabilità rimane costante nel corso del tempo. Questa non mi sembra una serie storica stazionaria, anzi mi sembra che sia una serie storica, si dice, di tipo moltiplicativo, se si, quando poi si va a modellare, cioè le fluttuazioni diventano via via sempre più marcate, anche se poi ora è moltiplicativa poi fino a più o meno il 2010, dal 2010 fino al 2010 perché dopo si stabilizza. Noi essenzialmente quindi vogliamo dividere questa serie storica in tre componenti. Noi vogliamo capire qual è il trend di lungo periodo, che qui sembra abbastanza chiaro, cioè si vede che gli attacchi sono aumentati, però lo vogliamo rappresentare. E poi vogliamo vedere se ci sono fluttuazioni stagionali, per esempio vedere se ci sono mesi dove ci sono più attacchi di altri. Ora, a una prima occhiata si può anche vedere, nel senso, si può vedere dal data frame delle singole osservazioni, si vede che effettivamente non mi sembra che ci sia tutta questa differenza, nel senso che in tutti i mesi più o meno si sta tra il 10 e il 7 e qualcosa per cento, nel senso
Il mese che ha più osservazioni sembra essere giugno, però non mi sembra ci sia una stagionalità così marcata, però è interessante dividerle. Allora, il metodo più facile è uno dei più antichi, tra virgolette, per decomporre le serie storiche. Quasi tutti gli esempi sui libri o in R li trovate con questo metodo, è il metodo della media mobile. Come funziona la media mobile? Allora, ci sono vari approcci. In generale funziona che lui automaticamente crea delle piccole finestre, per esempio che mi vanno dal 2005, da gennaio 2005 a marzo 2005, e fa la media delle osservazioni. Poi crea una finestrina accanto e lui fa la media anche per questa finestrina. Poi piano piano sposta la finestrina sempre più in qua, fa la media e alla fine, unendo la media, uno riesce a calcolare le tre componenti. In R tutto questo è implementato. Se volete un libro, ci sono vari libri per l'analisi delle serie storiche. Ce n'è uno molto buono, che ora ve lo faccio vedere. Questo Quicker della, aspetta, vediamo un po', della collana Use R, era quella pubblicata dalla Springer. Vediamo un po' se lo trovo. Non me lo ricordo. Aspetta. Analysis Time Series Analysis. Aspetta. È un libro abbastanza introduttivo. Di Metcalfe. Vediamo se lo trovo. Vi faccio vedere la copertina. Introductory Time Series with R. È questo libro qui. Lo trovate. Non è per fare pubblicità alla Springer, però questo è uno dei libri che si trova dappertutto, probabilmente c'è anche nella vostra libreria dell'università oppure lo trovate anche a giro. E questo praticamente è un libro dove si parla principalmente dei metodi come la media mobile. È un libro che ha qualche annetto, è un libro di 12 anni fa, però è abbastanza buono e spiega abbastanza bene il tema. Fa un po' di esempi di econometria, però si capisce, è uno dei più approcciabili. Il metodo della media mobile, come vi dicevo, crea queste finestrine, calcola la media e poi decompone la serie storica in tre componenti. C'è una funzione in cui praticamente la funzione è decompose, quindi decomporre tutto, e dovete trasformare però il vostro dataset, la vostra serie storica degli attacchi, in un oggetto TS, dove TS sta per time series. Voi dovete usare la funzione TS, ci mettete dentro il vostro vettore di osservazione, che sono gli attacchi, sono questi, e poi gli dite quando inizia, quindi start, l'anno e il mese, quando finisce, quindi l'anno e il mese, e poi la frequenza su cui lui si calcola la stagionalità. In questo caso la frequenza è 12 perché noi la calcoliamo su una base mensile, ci sono 12 mesi in un anno. Con questo lui fa la decomposizione additiva, ci sono due modelli diversi. Nella decomposizione additiva le fluttuazioni si assume siano stabili nel tempo, non è che diventano più estreme mano a mano che si va avanti, e invece lui può fare anche la decomposizione moltiplicativa. Vedete che poi sul trend di lungo periodo non cambia così tanto. E lui automaticamente con la funzione plot, è tutto integrato, vi fa questo quadruplo pannello in cui qui è rappresentata proprio il range dei valori. Dopo c'è tutto il trend e poi vedete che c'è la stagionalità e vedete che poi c'è la componente casuale, cioè che è la componente residua della serie storica una volta che avete tolto sia il trend di lungo periodo che la stagionalità. Vediamo un po'. E questo è. E lui ve la fa in automatico. Volendo potete fare anche così, nel senso che con l'oggetto decompose vi potete caricare, vi potete proprio scaricare tutte le varie componenti. Lui crea, questo è un oggetto time series, lo vedete com'è fatto. C'è le colonne che rappresentano le mensilità e le righe che rappresentano gli anni. È praticamente una tabella a doppia entrata e poi le osservazioni sono i conteggi. E niente, vedete poi sostanzialmente come è organizzato. La cosa che però, sì, questo è quello più o meno. E volendo può essere decomposto anche in dataset e alla fine voi potete rappresentarle così, cioè voi potete scaricarvi le singole componenti con ggplot
utilizzando GeoMline, voi potete crearvi una colonna nel nostro dataset. Vedete, io ho aggiunto due colonne al dataset attacchi, una che praticamente rappresenta il trend e una che rappresenta SIS e la stagionalità, seasonality. Il trend non viene stimato per i valori all'inizio e alla fine della serie storica perché non è possibile, e alla fine poi potete plottarlo con l'elemento GeoMline, magari le colorate in modo diverso. E vedete, questo è interessante, lui praticamente vi crea con la media mobile, lui calcola la media in queste piccole finestrine, poi mette accanto la media e lui vi calcola il trend di lungo periodo e la stagionalità. Vedete qui che il trend pesa molto sull'aumento delle osservazioni, mentre non sembra esserci una stagionalità così marcata, cioè le fluttuazioni legate alla stagionalità sono veramente nell'ordine di 0-1 attacchi, cioè veramente roba piuttosto piccola. Allora, questo è il primo approccio. L'approccio della media mobile è quello più usato, anche perché è più facile da fare, cioè voi mettete la roba dentro e lui ve la calcola. State un po' attenti quando fate la creazione del dataset, perché a volte lui è un po' così, nel senso che quando convertite in serie storica lui può darvi dei problemi. Magari vi sbagliate e lui vi crea male l'oggetto serie storica, per capirsi. E sostanzialmente questo è l'approccio. Allora, adesso vi faccio vedere un altro approccio. Un approccio più raffinato per modellare le analisi di serie storica è quello di fare una regressione, cioè io faccio una regressione in cui il mio predittore è il tempo e per esempio poi potrei aggiungere una struttura apposita per i residui della regressione in modo che due osservazioni che sono adiacenti nel tempo siano più simili tra di loro di due osservazioni che sono lontane, quindi un modello autoregressivo si può dire. Un approccio, una variante della regressione, purtroppo molto più complicata dal punto di vista matematico, per gestire le serie storiche, sono i modelli generalizzati additivi, ovvero i GAM, Generalized Additive Models. I GAM sono una tecnica di statistica piuttosto avanzata, però ve ne accenno qui perché secondo me sono spettacolari per modellare le serie storiche. Cioè, praticamente, mentre in una regressione, in un modello di regressione lineare, voi avete i coefficienti classici, cioè voi avete un intercetto e poi avete i predittori che sono collegati da dei beta, quindi da dei coefficienti lineari alla variabile risposta. I gamma estendono il modello di regressione multivariata sostituendo ai coefficienti di regressione lineari le cosiddette splines, quindi metodi simili alla media mobile sostanzialmente, in cui praticamente le vostre osservazioni vengono segmentate, viene calcolata la media, però viene calcolato anche l'intervallo di confidenza per ognuno degli intervalli. Sono i metodi tipo la LOES, non so se l'avete mai sentita dire. Se andate su ggplot c'è una funzione che si chiama GeomSmooth che automaticamente ve la fa. Io vi sconsiglio di usarla perché lui ve la fa per dati normalmente distribuiti. Comunque vedete un po' come funziona. I GAM sostanzialmente funzionano così. Vi consiglio di leggere questo articolo per capire come funzionano le splines. Ve lo faccio vedere. Questo è un ottimo articolo. Vediamo se lo ce l'avevo. Vediamo se lo ripesco. Perché c'è una certa matematica dietro, però ve la consiglio. Vediamo un po' le splines. Eccola qua, Paperoglou, questo articolo qui, vediamo se me l'apre, era stato pubblicato su BMC, A Review of Spline Function Procedures in R, io ve lo consiglio, è un articolo scritto molto bene, vi spiega come funzionano. Vedete che le spline sostanzialmente, mentre un modello lineare va a diritto, collega la X alla Y, le spline producono relazioni curviline, cioè si adattano perfettamente alla forma dei dati. E possono essere usate anche per modellare le serie storiche. Per esempio, posso creare un modello tramite il comando GAM, che praticamente i GAM combinano più splines per i vari predittori. Qui mi posso prevedere gli attacchi in funzione di una spline dell'anno e di una spline del mese. Per esempio, devo installarmi MGCV, che è questo pacchetto, mi riassegno
l'anno e il mese del mio dataset a tax come se fossero dei numeri, perché qui li sto trattando come variabili numeriche. Con il comando gam, ripeto, io mi modello gli attacchi in con una funzione non lineare dell'anno e del mese, con il metodo rem. E vedete che lui ha delle funzioni integrate per farmi vedere come evolve effettivamente le due componenti. Purtroppo sono difficili da interpretare perché gli output sono standardizzati e centrati, quindi vanno, credo siano in deviazioni standard. Si vede però che l'effetto è abbastanza forte, cioè con l'aumento dell'anno la mia variabile risposta, che sono gli attacchi, aumentano chiaramente, mentre invece si vede che c'è pochissima componente stagionale, le fluttuazioni sono ridotte. Un metodo migliore è usare il pacchetto ggfx, la funzione ggpredict. Io vi consiglio di fare, lui praticamente quando gli date ggpredict, lui crea due dataset, uno per ogni predittore. Crea un primo dataset che sono le previsioni del modello, quindi gli effetti marginali in questo caso, per la variabile anno, mentre crea un secondo dataset per la variabile mese. Li convertite in dataset. E vi potete sempre con ggplot, potete ricreare questi plot però senza che la variabile sia standardizzata, quindi con le previsioni vere legate ai conteggi. E alla fine le potete mettere anche insieme con il pacchetto grid extra, sempre la funzione require per chiamare pacchetti. E poi c'è una funzione che grid arrange, numero di colonne uguale 2, P1 e P2. Quindi ho prodotto due plot, che sono praticamente le previsioni del mio modello generalizzato additivo sulla solita scala. È importante che le diate questo comando, che è scale y continuous con dei limiti uguali per tutte e due i float, altrimenti lui vi dà due limiti diversi. E vedete come funzionano. Quindi alla fine io ho una componente del trend che è chiaramente un aumento delle mie osservazioni, mentre la componente della stagionalità è molto più bassa. Effettivamente si vede che c'è un aumento più o meno dalle parti di giugno, che è il 6, e poi una diminuzione, anche se poi gli intervalli di confidenza qua sono abbastanza ampi, per cui rimane da vedere. Mentre invece c'è un aumento piuttosto chiaro del trend. Si arriva nel 2019, che siamo tra le 12 e le 15, e i 15 attacchi al mese, mentre nel 2000 invece c'era praticamente da 0 a 3 attacchi al mese. Ora, questo è il modello, poi come si interpreti. Non è che i coccodrilli hanno attaccato più persone nel tempo, ci potrebbero essere altre spiegazioni. Voi dovete costruire un modello con una domanda di ricerca in testa. Potrebbe essere, per esempio, che gli attacchi sono effettivamente aumentati perché è aumentata la popolazione umana nel corso di 20 anni, e quindi sono aumentate le interazioni tra umani e coccodrilli, oppure semplicemente ci sono più attacchi perché è migliorata con la digitalizzazione la capacità di segnalarli. Questo lo vedete voi, insomma. Comunque, qui costruito un modello. Ci sono metodi anche per creare componenti autoregressive, quindi quella che vi dicevo prima, quindi un modello in cui le osservazioni di due periodi successivi sono più simili tra di loro di osservazioni distanti. Si fa con il comando gamm con due m, in cui aggiungete correlation uguale core AR1. Ora io vi dico subito, in questo caso non è che c'è una forte componente autoregressiva. Infatti, come vedete, poi i risultati del modello sono questi qui, però è per farvi vedere che con i gamma effettivamente ci sono approcci abbastanza praticamente identica. Ci sono approcci buoni anche per introdurre strutture complesse. Questi, io preferisco questi approcci alla media mobile, perché la media mobile in realtà l'ho usata anche in dei lavori recenti perché è descrittiva e molto chiara, non la devi stare a spiegare troppo. Molte persone spesso quando vedono la media mobile sono estasiate. I GAM secondo me sono migliori perché riesce a controllarli di più, se ha una voglia di studiare e capisce come funzionano, poi può controllare meglio il modello, e poi il modello restituisce anche degli intervalli intorno alla previsione. Niente, allora un ultimo caso. Chiudiamo il capitolo descrittivo delle serie storiche. E vi faccio vedere un nuovo esempio. In alcuni casi le serie storiche possono essere usate per, diciamo, vedere se c'è causalità tra due variabili. È il cosiddetto concetto di causalità di Granger, quello che vi ho fatto vedere, o Granger, non so se era inglese o francese, comunque io lo chiamo Granger. Ha vinto anche un premio Nobel, tra l'altro, mi dovrei guardare il nome, fammi vedere. Granger, chi era questo qui?
vediamo un po' come si chiama, Clive Granger, no, tra l'altro è stato un economista e statistico britannico, è morto nel 2009, quindi chiamandosi Clive e venendo da Swansea, sì, lo posso chiamare Granger, non Granger. Comunque, l'idea di base è che se una mia variabile al tempo t è predittiva di una variabile al tempo t più 1, e ovviamente se c'è un meccanismo qualitativo che giustifica una loro relazione causale, posso dimostrare che c'è evidenza di causalità. Carichiamoci il dataset che vi fornirò, che è preso da questa pagina, che poi potete vedere, la pagina di un pacchetto, che è il famoso dataset che ormai lo conoscono anche i muri, chiunque ha fatto un corso di ecologia l'ha visto, è quello delle lince e delle lepri nella baia di Hudson in Canada. E praticamente sono dati che vanno dal 1845 a non trail ma tail, al 1935, cioè sono 90-91 anni di dati, in cui praticamente per tutti gli anni venivano riportati valori di abbondanza relativa di lepri e linci, quindi credo sia il catch per unit effort, cioè quante lepre e quante linci ogni cacciatore riportava nella propria stagione. Si può esplorare i dati piuttosto rapidamente con l'elemento geoonline e si vede che queste due serie storiche hanno dei pattern interessanti nel corso del tempo. In particolare si vede che la serie storica della lince è leggermente sfalsata dalla serie storica della lepre. Quindi uno potrebbe concludere, per esempio, che la densità di lepre influenzi la densità di linci. Chiunque ha fatto i modelli preda-predatore, tipo quelli Lotka-Volterra o che, questi concetti li conosce. Comunque l'idea è che se io ho due serie storiche, ho buoni motivi per ritenere che siano correlate, in questo caso la predazione con le linci che sono più o meno abbondanti a seconda di quante lepri hanno a disposizione da mangiare, e vedo che c'è uno sfalsamento tra i picchi delle lepri e i picchi delle linci, posso ipotizzare una relazione causale. Si vede però che in realtà nel solito anno le lepri e le linci non è che tra di loro siano particolarmente associate. Una cosa che vi consiglio, per esempio, è di provare a vedere la correlazione tra lepre e linci, che questa correlazione è piuttosto bassa, è 0,3, se io considero nel solito anno le due specie. Se io, per esempio, le considero a lag temporale differenti, quindi io vedo che, diciamo, la relazione tra la densità di lepre e la densità di linci nell'anno successivo è marcata, e poi piano piano va a diminuire man mano che considero l'abbondanza di lepre e l'abbondanza di lince 2 anni dopo, 3 anni dopo, poi 4 anni dopo praticamente sparisce. Quindi si può provare, per esempio, a usare il cosiddetto test di Granger, il test della causalità. Che cosa fa il test di Granger? Questo è un esempio con l'ipotesi nulla. Credo ci siano anche esempi per l'inferenza bayesiana. Il test di Granger è semplice, cioè praticamente lui compara un modello nullo in cui i valori della mia variabile risposta al tempo t più 1 sono previsti solo con i valori della mia variabile risposta al tempo t, quindi il mio modello nullo mi prevede la mia abbondanza di lince al tempo t più 1 soltanto in funzione dell'abbondanza di lince al tempo t. Poi lui mi crea un secondo modello in cui si aggiunge come predittore l'abbondanza di lepri al tempo t, e usa il test, la statistica di Wald, per testare l'ipotesi nulla che il coefficiente di regressione lineare dei predittori per i valori di x ai vari step temporali siano uguali a 0. Se viene significativo, si rigetta l'ipotesi nulla e si accetta l'ipotesi alternativa. In poche parole, lui testa l'idea che un modello in cui includo anche il mio predittore, quindi la mia x, sia più predittivo di un modello nullo in cui i miei valori della mia serie storica di interesse vengono previsti solo dai valori precedenti. Si può fare con la funzione Granger test, in cui io praticamente mi prevedo la mia abbondanza di lince in funzione dell'abbondanza di lepre con un lag temporale di primo ordine, quindi l'abbondanza di lepre è rispetto all'anno prima, e si vede che il test di Granger viene significativo. Se lo faccio invece con un lag temporale 2, insomma, insomma, perché si vede che il p-valore non è proprio, è più grande di 0,05, e invece poi per praticamente 3 anni dopo o 4 anni dopo non viene significativo. Quindi uno,
diciamo che sembra concludere che sì, l'abbondanza di lepre al tempo T influenza l'abbondanza di lince al tempo T più 1. In realtà per il test di Granger solitamente si fa anche al contrario, solitamente si prova a vedere se è possibile fare la previsione inversa e non dovrebbe essere possibile prevederla, cioè non dovrebbe essere possibile prevedere l'abbondanza di lepre al tempo T più 1 in funzione dell'abbondanza di lince al tempo T. In teoria, probabilmente se viene significativo questo test, significa che c'è qualche confounding spaziale, per esempio un'oscillazione climatica che mi influenza simultaneamente le due specie. E sembra un po' sia il caso, perché poi in realtà anche questo test viene significativo. Comunque, allora, questa era per farvi vedere la causalità di Granger, qualcuno di voi la potrebbe utilizzare, può essere anche utile. E allora, io ho concluso questa ultima lezione sull'analisi delle serie storiche e sostanzialmente vi ringrazio. Alla prossima, in realtà questa era l'ultima lezione, però penso di farne altre. Se avete dubbi, scrivete a jacopocerri@gmail.com. Metterò su una slide di presentazione in cui vi do dei suggerimenti su delle buone letture per tutti i vari argomenti del corso. E niente, io vi ringrazio, è stato un piacere tenere questo corso, spero vi sia piaciuto e sono a disposizione per ogni chiarimento. Grazie, buona giornata.